Lei era solo mia. Non poteva essere di nessun altro. La amavo e non accettavo che fosse finita. Non capisco che cosa mi sia scattato in testa. Questo è quanto è emerso dall'interrogatorio durato ben 9 ore al quale Filippo Turetta è stato sottoposto di recente dagli inquirenti. Il giovane di 22 anni è stato arrestato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata coetanea. La studentessa, scomparsa l'11 novembre scorso da Vigonovo, Venezia, è stata ritrovata morta il 18 novembre in un canalone tra il lago Barcis e Piancavallo, Pordenone. Attualmente Turetta si trova in carcere a Verona, dopo essere stato catturato in Germania, dopo una fuga in macchina. Ha ammesso di aver ucciso Giulia, ma sta cercando di evitare la condanna all'ergastolo. Alcuni ipotizzano che possa tentare di fingersi pazzo per ottenere uno sconto di pena. Come si può notare, il 22enne ha dichiarato: «Non capisco che cosa mi sia scattato in testa». Si potrebbe interpretare quanto accaduto come un impeto, un atto di impulsività senza controllo. Potrebbe essere una strategia volta a richiedere una valutazione psichiatrica per dimostrare eventuali disturbi mentali. O forse è una tattica difensiva per indirizzare la situazione verso un omicidio non intenzionale, avvenuto in un momento di confusione e non premeditato. Secondo quest'ultima ipotesi, Turetta potrebbe non aver avuto l'intenzione diretta di uccidere Giulia. La morte della ragazza potrebbe essere stata una conseguenza involontaria di un'altra azione violenta. Questo scenario potrebbe non solo evitare l'ergastolo, ma anche portare a una pena più mitigata, ma sarà la procura a valutare il tutto. Nel frattempo, i risultati preliminari dell'autopsia, protrattasi per ben 14 ore, hanno chiarito alcuni dettagli cruciali e scioccanti riguardo alla dinamica del delitto. Giulia è stata aggredita inizialmente in un parcheggio di Vigonovo, a soli 150 metri dalla sua abitazione. Turetta aveva silenziato le grida di terrore di Giulia, coprendole la bocca con del nastro adesivo. Poi, al volante con lei accanto, si erano diretti verso una zona industriale a Fossò, un altro comune nella provincia di Venezia. Le telecamere di un magazzino lì vicino hanno ripreso quei momenti cruciali. Il video mostra gli ultimi istanti della vita di Giulia, gravemente ferita in quel frangente. Turetta l'aveva già colpita ripetutamente con un coltello dalla lama lunga 12 cm, lo stesso ritrovato nella sua auto. Nonostante i tentativi di fuga, la ragazza è stata raggiunta di nuovo dal suo ex fidanzato. È caduta a terra, sbattendo la testa sul marciapiede. Tuttavia, la causa della morte non è stata l'urto contro l'asfalto. Secondo le perizie medico-legali, Giulia è spirata dissanguata a causa di oltre 20 coltellate inflitte complessivamente dall'aggressore. Successivamente, il responsabile si è sbarazzato del corpo gettandolo nel canalone di Piancavallo, Pordenone, a circa 2 ore di distanza dal luogo in cui Giulia è stata mortalmente ferita. Nell'ordinanza di custodia cautelare, il giudice delle indagini preliminari ha descritto gli atti come caratterizzati da una ferocia inaudita e disumanità evidente. Da un lato Turetta afferma di non comprendere cosa abbia scatenato la sua azione, mentre dall'altro amici e familiari di Giulia, in particolare sua sorella Elena, ricordano la sua ossessione, gelosia e comportamento oppressivo verso la ragazza. Filippo la contattava in modo incessante: «Stai con me, non con le tue amiche. Passi più tempo a casa piuttosto che con me». Frasi che Giulia descriveva come assillanti. Gli avvocati Stefano Tigani e Nicodemo Gentile, rappresentanti legali della famiglia Cecchettin, stanno preparando un dossier da presentare alle autorità giudiziarie. In questo documento sostengono di aver raccolto prove dell'ossessione e del comportamento inopportuno di Turetta nei confronti della vittima. Si tratta di una serie di testimonianze e situazioni in cui lui, secondo i legali, manifestava un disturbo ossessivo e sembrava soffrire di una specie di sindrome del persecutore. Tra queste circostanze si cita il momento in cui Giulia partecipò a un concerto con la sorella, mentre Turetta le inviava incessanti messaggi e telefonate. Oppure il suo casuale comparire alla fermata dell'autobus frequentata dalla ragazza. A queste evidenze si aggiungono conversazioni e messaggi vocali inviati da Giulia alle amiche e alla sorella, lamentandosi del comportamento di Filippo.
Secondo gli avvocati, Giulia temeva il suo ex, non solo per le minacce di suicidio se lei avesse interrotto la relazione. L'obiettivo legale è pertanto di convincere la procura ad aggiungere tutte le circostanze aggravanti, inclusa quella di stalking, cambiando completamente la prospettiva dell'accusa. In questo nuovo scenario, l'omicidio non verrebbe più considerato un gesto impulsivo, bensì il risultato di un progressivo e persistente tormento verso la ragazza. Un accumulo di rancore nel tempo che è sfociato nella volontà di compiere un omicidio premeditato. In questo scenario, la premeditazione rientrerebbe inevitabilmente, comportando la possibilità dell'ergastolo come pena massima. Già al momento dell'arresto, Filippo Turetta aveva confessato la propria responsabilità alle autorità tedesche. Dopo un breve periodo di detenzione provvisoria in una struttura in Germania, è stato trasferito in Italia, trovandosi ora nel carcere di Verona. Inizialmente i genitori, Nicola ed Elisabetta Turetta, avevano esitato nel vedere il figlio, descritto in passato come un ragazzo esemplare e ora sotto accusa per omicidio. La loro decisione iniziale di non spiegare pubblicamente le ragioni di questa scelta è stata poi superata e dopo aver valutato le emozioni e dopo il lungo interrogatorio subito dal figlio, hanno deciso di incontrarlo in carcere. Il colloquio è durato circa un'ora ed è stato condotto in un ambiente protetto. Secondo una fonte carceraria citata dalle agenzie di stampa, l'incontro è iniziato con un abbraccio. Filippo ha dimostrato la sua emozione piangendo e ringraziando i genitori per essersi presentati. Al termine della visita sembrava provato ma anche sollevato. Al momento non sono emerse ulteriori informazioni. La famiglia e gli avvocati sembrano optare per il silenzio, cercando di evitare dichiarazioni che potrebbero provocare reazioni emotive e complicare la già difficile situazione di Filippo. Questa potrebbe essere la ragione per cui l'avvocato del giovane, Giovanni Caruso, ha scelto di non appellarsi al tribunale del riesame per richiedere la sua liberazione. È probabile che si stia prendendo tempo anche per richiedere una valutazione psichiatrica per il suo assistito. La difesa ritiene sia prudente attendere che le acque si calmino. Se Filippo intenderà sostenere l'idea di un impeto, un gesto improvviso e incontrollato, sarà necessario un esame psichiatrico. In tal caso, in cui la perizia venga accolta, i consulenti della famiglia Cecchettin verranno coinvolti. Al momento tutto sembra andare contro l'ipotesi di uno squilibrio mentale. La famiglia sostiene che non siano mai emersi segnali o diagnosi di problematiche di questo genere riguardo al ragazzo, ma attualmente sono in corso ulteriori esami. Le prime valutazioni psicologiche e psichiatriche condotte in carcere non hanno evidenziato particolari anomalie. I genitori stessi hanno affermato di non aver mai notato segni di squilibrio nel comportamento del figlio. Lo hanno descritto come un giovane privo di problemi, gentile, persino a tal punto da dormire con un orsacchiotto di peluche. Tuttavia, di fronte all'orrore del gesto compiuto dal giovane, hanno aggiunto: «Secondo noi gli è scoppiata qualche vena in testa. Siamo convinti che qualcosa nel suo cervello non abbia funzionato. Forse voleva solo farle paura, poi gli è saltato un embolo». Un aspetto che gli investigatori dovranno approfondire riguarda l'assenza di un intervento tempestivo da parte dei carabinieri dopo il primo attacco subito da Giulia. Un testimone, presente durante l'aggressione, ha prontamente chiamato il 112, richiedendo assistenza, mentre la ragazza era ancora in vita. Tuttavia i carabinieri non sono intervenuti. 10 minuti dopo quella chiamata, il telefono di Filippo ha agganciato la cella nella zona industriale di Fossò, dove si è consumata la tragica seconda aggressione. Sorge quindi il dubbio se Giulia poteva essere salvata. Le indagini sono in corso per chiarire questo aspetto. Nel frattempo si sono celebrati i funerali della ragazza, scelti dalla famiglia presso la Basilica di Santa Giustina a Padova, per consentire a più persone possibile di partecipare. L'affetto dimostrato per la dolce studentessa è stato commovente, lasciando un segno indelebile nell'animo degli italiani che non la dimenticheranno mai.